10.000 partecipanti, 10.000 metri di corsa per le vie di Roma, 21esima edizione della Corsa di Miguel nel ricordo di Miguel Benacio Sanchez, poeta maratoneta argentino desaparecido negli anni della dittatura. Vi lascio alla suggestiva controcopertina firmata da Roberto Carulli. L'Altra DS torna domenica prossima. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona notte. Questa è la 21esima edizione, da qualche anno a questa parte collaboriamo come WISP insieme al Club Atletico Centrale, che con Valerio Piccioni ha ideato questa corsa dedicata a Miguel, un maratoneta argentino, un desaparecido. Quindi questa è una corsa che unisce i temi non soltanto dello sport, della bellezza e del piacere del correre, di stare bene, di stare insieme a tantissima gente, oggi 10.000 persone, ma unisce soprattutto diritti, unisce convivenza, unisce ideali che, attraversando anche il mondo della scuola, fa dire a tutto l'intero paese, non solo alla città di Roma, che attraverso la pratica sportiva si può sicuramente stare meglio. Questa è la Corsa di Miguel. Veramente emozionante essere qui con tanti giovani, tanti studenti di tanti istituti romani. E è un momento di gioia, di positività contro l'indifferenza, contro l'odio, soprattutto contro la violenza. Benvenuti allo Stadio Olimpico!